Ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in questo nuovissimo video sul canale. Siamo a Roma domenica 6 ottobre per la fiera del Romix. È la prima volta che vado a Romix, sarò forse nello stand di Euronics per provare tutti i loro prodotti tecnologici, tutti i nuovi giochi, e magari andrò anche alla ricerca di qualche mio amico e provare qualche nuovo prodotto di qualche stand. In questo momento mi trovo all'hotel e stavo facendo colazione e stavo notando un particolare, che i miei video iniziano sempre con una colazione. Sarà una coincidenza? Io non credo. Non so se si sente qualcosa, perché ultimamente c'è la musica a mille e sono praticamente nel padiglione 6. Allora, il mio principale obiettivo è quello di recensire più prodotti tecnologici possibili, quindi partiamo con la ricerca. Scegli un personaggio? Come si gioca? Allora ti spiego. L'obiettivo è tirare la palla, che è questa qui, nella porta, che è quella al centro. Per farlo ti avvicini, la prendi, tenendo premuto il tasto A, giri su te stesso e carichi il tiro. Continua a girare, continua a girare. Esatto, carichi il tiro. Quando sei pronto lascia il tasto A. Esatto, me lo dimmi. Figo. Il computer della Ferrari dovrà essere mio. L'obiettivo sta riuscendo, sto testando tantissimi prodotti e tra l'altro sto entrando, così dire, raccomandato in tutti gli stand.
attimo. Ok, questo qua è veramente un mostro di computer. E dopo questa prova a quel gioco di cui non so il nome, si evince che non posso guidare la macchina. Oddio, ho trovato forse una cosa fighissima, sono le lenti dei personaggi tipo degli anime. Nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the button, drive real far. Put that record on me, die. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new night. Veramente un sacco di persone, e sto notando che tipo 2/10 delle persone che vedo, anzi forse di più, 4/10 delle persone che vedo possiede una Mi Band 4 o una Mi Band 3. Cioè è incredibile. Forget the world and drive real far. Put that record on again. Oh, my love, it's you and I. Cross, cross, we'll come back this time. So reach for the stars, cause we're aiming high. Ho visto un bel po' di cose che avete visto tutti nel video, e adesso pausa pranzo. Ho comprato questo qua, ho preso Deku e Goku Ultra Instinct. Allora, possiamo dire che la mia esperienza qui a Romix può concludersi. Il primo ringraziamento lo voglio fare ai ragazzi dell'Euronix, soprattutto a un ragazzo di nome Antonio che mi ha permesso quindi di entrare qua a Romix, di entrare in tutti gli stand e far vedere comunque molti prodotti. E adesso sono esattamente le 14:13 e devo lasciare il Romix per dirigermi nuovamente a casa, perché da domani c'è ovviamente la scuola. Ovviamente non sono venuto qua anche per vedere qualche youtuber. Qualcuno l'ho incontrato, altri no,
perché comunque non avevo molto tempo. La cosa che mi interessava di più erano i prodotti innovativi, queste cose qua. Infatti anche i giochi. Magari qualche gameplay lo porterò sul canale, ma per adesso tratterò solamente recensioni, tutorial, queste cose qua. Quindi adesso mi dirigo all'uscita e ci vediamo direttamente in macchina. Ragione, noi ci siamo lasciati a Roma e adesso siamo nella mia stanza. Beh, un viaggio di 6 ore per voi sarà in realtà un passaggio da una clip all'altra di 2 secondi. Mi è arrivato un pacco, anzi in realtà sono 2 pacchi. Eccoli qui. Non vedete il secondo prodotto perché il secondo prodotto è proprio sotto di questo pacco. Quindi in realtà è questo mousepad che potete vedere. Si tratta appunto del mousepad di AOK. Eccola qua la marca. Come vedete è abbastanza sottile, si tratta quasi di 50 cm o un metro di larghezza. C'è sia la versione small che la versione ovviamente large. Io ho preso ovviamente quella large perché comunque ho una scrivania abbastanza ampia. Come vedete copre da qua sotto fino a qui e fa veramente un effetto figo vederlo quando io poggio ovviamente la mia tastiera, le mie due tastiere. È veramente bello vedere comunque un contrasto nero di sotto con le due tastiere colorate di sopra. L'ho dovuto comprare perché comunque quello che avevo prima non mi piaceva, era un po' sporco, era comunque vecchio. Questo invece mi sembra veramente buono, ha un costo anche abbastanza relativo, quasi 10-15 euro. Quindi vi metto il link in descrizione se siete interessati. È veramente veramente figo, molto soffice come ho già detto, quindi ve lo consiglio. Quindi per quanto riguarda diciamo il secondo pacco, si tratta invece di una cassa Bluetooth. Andiamo ovviamente ad aprirla. Ovviamente ci sono tutte queste cose. Vi avverto, è qualcosa di maestoso. Eccola qua. Ci sono ovviamente dentro i due caricabatterie per caricare la nostra cassa Bluetooth, perché una cassa Bluetooth dà ovviamente 35 watt di potenza, ha due batterie incorporate ciascuna di 4000 mAh per un totale ovviamente di 8000 mAh, permette di ascoltare 270 canzoni con una sola carica, quindi potete utilizzarla circa per 18 ore di utilizzo di fila per ascoltare musica. Inoltre funge anche da powerbank perché qui dietro ci sono ovviamente 3 attacchi per caricare il vostro telefono. Può caricare un iPhone 8 circa 2 volte, 2 volte e mezza. Può arrivare a caricare un iPhone 7 di 3 volte. Un iPhone X 2 volte. Quindi è veramente completa, perché mentre potete ascoltare la musica potrete utilizzarla anche da powerbank per caricare il vostro telefono. Potete fare tutte e due le cose contemporaneamente. Inoltre sono presenti vari tasti qui sopra la cassa Bluetooth. Uno per accendere la cassa e dobbiamo tenere premuto per accenderla. Giriamola. Secondo tasto è la modalità. Questo tasto invece permette di passare alla canzone successiva. Questo tasto permetteva di rimettere in pausa la musica e di successivamente comunque riprenderla. Questo invece permette di passare alla canzone successiva. Questo di alzare e di abbassare il volume. Ma ovviamente per collegarla non dobbiamo fare altro che accenderla come ho fatto prima, aprire il nostro Bluetooth e toccare su AOK SK-M33, che è il nome di questa cassa. E dopo non dovremo fare altro che andare ovviamente a riprodurre il suono. Quindi andiamo a scegliere una canzone, possibilmente di No Copyright Song. In questo momento sono a metà. Questo è invece il massimo, andiamo al drop. Yeah.
fucking Hellcat. Quindi ragazzi, questa è la cassa, è veramente veramente pesante, è ovviamente molto utile per riprodurre un audio per esempio dal computer, collegare al computer e fare impostare l'uscita ovviamente dell'audio direttamente da questa cassa, perché comunque ha bassi molto forti, è ovviamente molto buona per ascoltare musica. E andiamo al costo, il costo è di circa 80 euro. Ve la consiglio, non ve la consiglio? Bene, ve la consiglio per quanto riguarda i bassi, perché sono veramente veramente forti. Si tratta comunque di una cassa abbastanza professionale, di una cassa abbastanza comunque costosa, quindi è di alto livello, non come comunque la cassa di OK che ho recensito, in cui comunque era di medio livello, in quanto comunque presentava un volume meno elevato, dei bassi meno nitidi. Quindi questa qua è una cassa veramente di alto livello e ve la consiglio se volete ascoltare musica con bassi, diciamo, molto forti. Bene ragazzi, io direi quindi che per questo video possa essere tutto. Ci siamo visti a Romix, ci siamo visti a casa mia, abbiamo recensito due nuovi prodotti che mi sono arrivati dopo essere tornato da questa mia esperienza a Romix, che è la prima volta che vado. E quindi questi sono due prodotti: tappetino del mouse, che troverete sempre su Amazon, link in descrizione, e la cassa Bluetooth a bassi amplificati, che troverete sempre su Amazon, link in descrizione. Per questo video è tutto, vi invito a mettere like, a commentare e a iscrivervi al canale. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi! Konnichiwa.